100 clienti che ti danno 1000 euro all'anno. This is your initial goal. Questo è il tuo obiettivo iniziale. 100 clienti che ti danno 1000 euro all'anno fanno 100.000 euro in un anno e per molti di voi potrebbe essere un obiettivo molto interessante. Ovviamente il primo obiettivo, ciò non significa che dobbiamo fermarci e assestarci sul primo obiettivo, ci deve essere anche un secondo obiettivo e dobbiamo già prevederlo, ma dobbiamo prima raggiungere il primo obiettivo. Per molti di voi questo primo obiettivo potrebbe significare duplicare, triplicare e anche quadruplicare le proprie entrate annuali. Quindi diventa un obiettivo molto interessante. 100 clienti che ti danno 1000 euro all'anno. 1000 euro all'anno che ti possono essere forniti attraverso l'acquisto di un prodotto, di un servizio ad alto costo, ma che possono essere racimolate anche attraverso una membership, quindi distribuite nel corso di 12 mesi. Non ha importanza, adesso non mi sto focalizzando su cosa sia meglio fare, se vendere un prodotto high ticket da 1000 euro subito oppure ragionare sulle membership e sui pagamenti ricorrenti che hanno il loro fascino. Sto parlando di un obiettivo più ampio che quello annuale. 100 clienti che ti danno 1000 euro all'anno. E non è, se ci fai caso, non è qualcosa di difficile, di impossibile. 100 clienti sono veramente alla portata di tutto. Devi sapere naturalmente come generare questo flusso di traffico. E infatti qui entriamo in una seconda, in un secondo tipo di valutazione. 100 clienti che ti danno 1000 euro all'anno devono essere 100 persone speciali, devono essere dei fan, devono essere dei super fan. E come nasce un fan? Come nasce un super fan? Nasce da una tua presenza, da una tua riconoscibilità, dalla occupazione da parte tua di un certo spazio mediatico, se vogliamo, attraverso la rete, ma che sostanzialmente significa che devi esporre la tua parte più autentica e genuina, su questo adesso vedremo un attimo cosa intendo, affinché le persone possano identificarsi, empatizzare, fatemi passare il termine, perché chi si somiglia si piglia. Allora, se c'è un modo per agganciare il pubblico, trasformarlo in fan, trasformarlo in amici e poi convertirlo in clienti, se c'è un modo, questo modo è esporsi. Quindi, ragazzi, voi non potete delegare al funnel quello che invece dovreste fare voi. Perché il problema è questo. Molti di voi che oggi stanno combattendo con i risultati scarsi che si riescono a generare attraverso determinati meccanismi di cui tutti parlano. In realtà, alla base di tutto questo c'è questo vizio di forma, se vogliamo, ma anche di sostanza. Voi cercate di far fare alle email, alle pagine web, agli automatismi di un funnel quello che in realtà dovreste fare voi. E che cosa dovete fare voi? Dovete esporvi. Dovete cominciare a comunicare in modo genuino e autentico, e ripeto, ci ritorniamo fra un attimo su questo, in modo genuino e autentico perché le persone possano, di fronte alla vostra autenticità, riconoscere qualcosa che gli appartiene, simpatizzare, empatizzare, trovare una persona da seguire, trovare una persona che piace e quindi cominciare ad avere un rapporto. Dicevamo come comunicare in modo genuino e autentico, sicuramente non attraverso il copia e incolla oppure non attraverso la tecnica dello scimmiottaggio. Molti si mettono davanti alla videocamera cercando in qualche modo di essere qualcun altro, ma voi non dovete imitare nessuno, voi dovete essere autentici. Ed è difficile essere autentico, e di questo mi rendo perfettamente conto perché basta mettersi di fronte a una videocamera e immediatamente succede qualcosa dentro di noi, è come se all'improvviso una sorta di barriera invisibile tentasse di coprire vizi e difetti per cercare di esporre in realtà qualcosa di accettabile, ma che poi alla fine non siete voi. Essere genuini, essere autentici significa riuscire a trovare la propria dimensione di tranquillità di fronte a una videocamera, ma che poi non è obbligatorio la videocamera. E essere autentici, essere genuini significa comunicare quello che siamo, comunicare la nostra storia e comunicare quello che siamo, comunicare la nostra storia,
può avvenire in tanti modi diversi, non necessariamente attraverso il video, anche se il video oggi in qualche modo, diciamo, ha il suo perché. Ma di certo dovete esporvi e occupare la scena. Se questo non avviene, se cercate di ingaggiare il pubblico attraverso un plugin, un autoresponder, un mini chat, attraverso il funnel, cioè voi volete far fare a questa roba qui, all'ebook, al blog, volete far fare a questi strumenti o a questi automatismi quello che in realtà dovreste fare voi. Cioè, ragazzi, oggi c'è una fortissima esigenza di superare una certa barriera. Il pubblico di oggi non è come quello di prima specie di qualche anno fa. Le persone sono costantemente sotto attacco pubblicitario e hanno sviluppato gli anticorpi. Il pubblico di oggi si è evoluto. Il pubblico di oggi sa perfettamente cosa deve aspettarsi da un webinar, da una risorsa gratuita, sa dove vogliamo andare a parare. E allora, di fronte a questa consapevolezza, l'approccio dell'utente è del tipo: non mi rompere il cazzo, non vi scandalizzate della parolaccia, perché è quello che ti rispondono gli utenti. Ecco perché io dico sempre: quando cerchiamo di acquisire un lead, dobbiamo riuscire a sviluppare un tipo di comunicazione il più chiaro possibile, proprio per evitare di attrarre gente che scarica risorse solo per curiosità o semplicemente perché già sa, le persone già sanno, e allora scaricano le risorse perché sanno che ci sono i marketer, gli autori, questi imprenditori del web che rilasciano risorse gratuitamente, ma si defilano un attimo dopo perché già sanno dove andrai a parare. E allora, di fronte a questa realtà, di fronte a questo approccio che ha quale unica conseguenza quella di essere mandati a fare in culo, bisogna cambiare la strategia. E l'unica strategia che funziona sempre, ragazzi, è quella del rapporto umano. È una strategia sempre verde, è una strategia che vi mantiene sempre al di sopra di tutto. E allora puntate a creare il rapporto. Puntare a creare il rapporto, però, significa toglierci le maschere, toglierci, diciamo così, l'uniforme del personaggio VIP di successo ed essere noi stessi, essere autentici, stare a nostro agio, ma raccontare la nostra storia. E raccontare la nostra storia non significa dover stare necessariamente in una Lamborghini o a bordo piscina. E tra di voi ci sarà chi dice: oh, Carlo, ma io mica faccio questo. No, certamente, non è che vale per tutti, ma è un esempio estremizzato, perché molti tendono ad assumere, se vogliamo, questa immagine che in realtà poi non gli appartiene. Noi dobbiamo raccontare una storia, questa storia può essere raccontata in campagna, in montagna, nella camera da letto, nel salotto, dove vi pare, ma deve essere la nostra storia, perché la nostra genuinità e l'autenticità del nostro messaggio e la nostra storia filtrata e pulita da tutte queste scemenze che permetterà al pubblico lì fuori di dire: ok, questo mi piace, lo voglio seguire, mi sembra genuino, voglio vedere cosa ha da raccontarmi. Allora il nostro primo obiettivo è questo qui, è ingaggiare il pubblico sulla base di un meccanismo bidirezionale di empatia e quindi il rapporto. Ora, tutto questo ve lo dicevo perché è necessario esporsi, è necessario compiere un certo lavoro che non possiamo, ahimè, ai noi, non possiamo delegare agli strumenti, all'automatismo, al blog, all'ebook e compagnia bella. Questo è un lavoro che dobbiamo fare noi, cioè il lavoro di catturare l'attenzione, trasformare questo primo contatto in un rapporto. Dopo viene tutto il resto. Noi lunedì 27 maggio ore 21 faremo un webinar dal titolo Consulente ricco, consulente povero. E lì parleremo di tante cose, parleremo anche del funnel, parleremo di strategie, di online marketing, di quello che serve per portare un consulente ad avere un processo più rapido, più veloce, più prolifico e più redditizio. Ma indipendentemente dagli approfondimenti che faremo il 27, questa cosa qui è imprescindibile, è fondamentale. Dobbiamo andare oltre quelli che sono gli schemi che hanno funzionato in passato e che oggi non funzionano più. Perché, ripeto, non si sono evoluti solo gli strumenti, la tecnologia informatica, le piattaforme sociali come Facebook. Si è evoluto anche il pubblico. Il pubblico
ha oramai una consapevolezza di quelli che sono, chiamiamoli così, i trucchetti del marketing e quindi riesce a bypassarli o per ottenere quello che vuole senza poi sorbirsi lo stillicidio, no, del tentativo di vendita, oppure talvolta semplicemente è incuriosito dai vostri messaggi, perché magari siete bravi a creare delle curiosità attraverso il messaggio, ma non siete altrettanto chiari nel far capire alle persone che se decidono di seguirvi in un vostro funnel, in qualche modo poi devono aspettarsi l'offerta. Per cui o sono dei furbetti che vanno costantemente alla ricerca di informazioni gratuite perché poi non vogliono comprare, questo poi è paradossale, no? Paradossale che uno che tenti di sviluppare un business nel settore dei prodotti informativi, quindi vuole vendere consulenze e informazioni, sia il primo a non comprare. Ma se tu hai paura di comprare, ricorda che probabilmente avrai anche paura di vendere. Quindi non riusci, questa è una cosa che ritorna, è una legge karmica, no? È inevitabile. Quindi questa cosa qui ci spinge ad andare oltre i vecchi schemi che hanno funzionato un tempo quando le persone erano ancora in qualche modo, chiamiamole ingenue, diciamo così, prive di quella esperienza che poi nel corso degli anni, considerando anche l'aumento del numero dei marketer, dei blogger, dei digital strategist, social media manager, tutta sta roba qui, oggi sono tartassati, il pubblico è tartassato. E quindi dobbiamo andare oltre. E andare oltre qui significa, se vogliamo tornare al passato, ci dobbiamo sedere tutti quanti intorno a un fuoco e dobbiamo cominciare a raccontare storie. E il modo migliore per raccontare storie è fare in modo che il pubblico che è interessato, e lì il funnel poi entra nella sua logica naturale, cioè è chiaro, il funnel deve qualificare e squalificare, quindi la nostra storia non deve interessare tutti, guai se lo facesse, significa che non funziona. La nostra storia deve interessare alcuni, deve scovare quel pubblico, quelli che ci somigliano, quelli che possono entrare nei nostri 100. Quindi ritorniamo all'obiettivo, l'initial goal, no? L'obiettivo iniziale. 100 clienti in un anno che ti danno 1000 euro. Va buono? Ovviamente, quando avrai raggiunto questo obiettivo, o se l'hai già raggiunto, passi alla seconda fase, secondo obiettivo. Quindi 1000 clienti in un anno che ti danno 1000 euro, oppure 500 clienti in un anno che ti danno 2000 euro, oppure 250 clienti in un anno che ti danno 4000 euro. Quindi l'obiettivo successivo è quello di 1 milione di euro all'anno. Mi fermo qui, 13 minuti, e vi ricordo il 27, ore 21 e lunedì, webinar molto interessante, consulente ricco, consulente povero. Scrivetemi in privato e se nulla osta vi passo il link per iscrivervi gratuitamente alla mia teleconferenza. Ciao cari.